Allora, con una STL, con un file STL, ha funzionato. Sono riuscito a tagliare, mi lascia la mesh aperta, ma beh, ma qua dobbiamo capire un po' come gestire questo, non so ancora, magari qualcuno sa come chiudere sta mesh. Beh, insomma, con una linea, questa linea qui, ok? Adesso proviamo a fare qualcosa del genere, che diamo qui. Linea. Curve, no, voglio curve. Curve. La curva normale, per punto di controllo. Ok. Vai, curva. E proviamo a fare. Adesso applichiamo la funzione un'altra volta di suddivisione. Oggetto da selezionare, da suddividere, premi invio, oggetto di taglio, premi invio e basta, dai. L'altro video che avevo fatto non lo metto perché era lunghissimo, pieno di sbagli. Cercavo funzioni, come disegnare un piano, mi sono fatto tutte le icone per disegnare un piano. Non conosco Rhino, anche se è tanto utilizzato anche dai gioiellieri, eccetera. Devo studiarlo, anzi, lo conosco già, devo solo prenderlo in mano, dai. E appena mi faccio 15 giorni di vacanza, me lo metto a studiare. Eh sì, sono 20 anni. Che le vacanze non le faccio. Ecco, è andata. Vediamo un po'. Eccola. L'ha tagliato. Ok. E l'ha tagliato. Fatto. Allora, con la STL funziona benissimo. Ok. Ho fatto questo video così solo per esemplificare quello che mi era ben riuscito. E anche se la mesh dopo, quando la vado a posizionare su un programma per lavorarla, mi rimane aperta e qua magari qualcuno sa come chiuderla o boh, se no ci faremo una ragione. E vorrei aver continuato qui con qualche esempio sempre di questi tagli che facevo su ZBrush, ma anche lì non è che le mie conoscenze sono sufficiente per fare un video istruttivo o educativo. Ciao ciao.